Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Ho cambiato la facecam perché ho cambiato un mobile su cui ovviamente poggio la mia TV, la mia Xbox, eccetera. E volevo farvi vedere che mobile ho preso e spero di trovare il prima possibile magari un rimedio per alzare la visuale. Stavo già pensando a qualcosa, ma dovrò vedere un attimo se sarà possibile farlo. Boh, non lo saprò mai, anzi non lo saprò in questi giorni, magari ci proverò a farlo. Quindi ragazzi, vi voglio far vedere il mobile e partiamo subito. Allora ragazzi, eccolo qui il mobiletto. Questo è il mio mobile. Diciamo che c'è tutto. Qui dentro ovviamente tengo un po' di telecomandi, forse quello che noterete è quello dell'Xbox nuovo. Troppo figo ragazzi, veramente comodo dalla distanza. Successivamente abbiamo i vani per l'Xbox, la 360 FAT, l'Xbox One che è ancora più grande della FAT, la mia ciabattina per mettere tutte le presette, i tre alimentatori delle tre Xbox, la Xbox 360 Slim, il controller di Halo, ovviamente la televisione e poi le cuffie, il Kinect, eccetera. Dentro lo stipetto ovviamente abbiamo i vari controller che ovviamente non illumina bene, vabbè, ci sono un controller 360, un altro controller 360, quello di MV3, che forse non avete mai visto, però c'è anche quello di MV3. Poi là in fondo ci sono gli altri controller, c'è quello di A, c'è lato 360, quello del Day One, sì, del 360 della One, del Day One, e poi niente. I miei vari giochi Xbox One, il testone Hitman con i vari giochi PSP e Nintendo, anzi Nintendo DS e 3DS. I giochi 360, che ovviamente li ho messi in un altro ripianetto, scusate per la luminosità, ma il mobile è nella parte oscura della mia stanza. E per finire, ragazzi, ovviamente la mia antennina per guardarmi la televisione, che devo essere sincero, mi sta veramente piacendo anche perché riesco a vedermi i vari canali Italia 1, eccetera, in HD. Allora ragazzi, dopo avervi fatto vedere il mio mobiletto dove tengo tutto, non vi ho fatto vedere un cassetto, ma ci sono dei quaderni dove prendo gli appunti, dove prendo appunti per magari fare un video, o magari devo seguire una scaletta e me la scrivo sempre in un foglio di carta, e poi ci sono le cuffiette che ovviamente servono per parlare su Xbox One, quelle quindi per Xbox One. Allora, l'Xbox si è messa merda, ovviamente, ecco fatto. Comunque sia, ragazzi, partiamo subito che mi partono cazzate dal nulla. Io direi di farci una bella partita sulle nuove mappe di Call of Duty Ghost col pacchetto Devastation, come minchia si chiama. E andiamo su Deathmatch, ovviamente. Eccoci, ragazzi, siamo su Unhearted. Sicuramente molti di voi l'avranno già giocato. Io vado con l'Emetarix silenziato con Predatore. L'unica differenza è che al posto di avere, come cazzo si chiama, estensione rapida o Predatore. Mi ha portato fortuna, prima mi stavo un pochettino scaldando, stavo un pochettino provando le armi, visto che era da molto 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 tempo che non giocavo a Call of Duty. E siamo già a quota 3 il... qui? Ma vaffanculo! Porca troia! Quanto siamo ragazzi? 5-1 e il Curre va avanti di 5. Chiamiamo il cagnolino, chiamiamo Dead Dog che sta facendo veramente cagare in quest'ultimo periodo. Ma hai rotto il cazzo, Capitano Price. Wow. Headshot, bitch, stronzo. E sugala, coglione. Li abbiamo inculati, ragazzi. Grandi. Oh, c'era un altro? No. Ma perché mi spara... Cazzo mi spari, compagno? Ok, siamo già 10-1, ragazzi. Il Cure non perde la mano. Vi delizierò con una partita esclusiva perché ovviamente il Cure altrimenti poi ci fa figure di merda. Il vostro Cure non ci tiene a fare figure di merda con voi iscritti. Vai, grande cane! Cazzo, sono morto, ma il mio cane mi ha vendicato! Mamma mia! Allora... No, oh, non distruggetemi niente, porca troia. Io non ho capito cosa sta facendo questo Capitano Price. Secondo me si sta offrendo volontario per uccidersi. Per farsi ammazzare, quello che cazzo è. Guarda, si fa ammazzare subito. Oh, e pensate che io sto facendo cagare. Non sono neanche forse il 30% delle mie possibilità. E qui lo stronzo, grande cagnolino. Allora, se tanto vedrai solo me, giusto?
Qui non c'è, quindi sarà qui. No, io non ci credo. Questa scuola è rincoglionita allora. Perché li stiamo aprendo in due. Boh, vabbè. Non si sa neanche dove cazzo siano. Ah, ecco, sono già in quattro. Giustamente, quando una squadra perde gli elementi i componenti della squadra, ovviamente se ne vanno via. Ok, il mio cagnolino. Oh, brutti stronzi, come vi. Sento rumori. Non mi dire che mi sono messo le cuffie al contrario. Scusate 2 secondi, ragazzi, per sicurezza controllo. Infatti, ho le cuffie al contrario. Non capivo, infatti, sentivo il suono a destra. Però a destra c'era un buco, come avete potuto vedere. Ah, guà. Bravissimi i miei compagni comunque. Camper di merda anche loro. Ok, lo stronzo è qui. Olè. E ovviamente Assis, vaffanculo. E ovviamente muori. Ovviamente c'ho anche solo un'arma. Double kill, curre e vince. Chiamo il cane, va. Ma perché me lo fai con. Vai cane! Grande! Vaffanculo, 21-3. Il curre si dà da per andare sempre in positivo. E lo fa per voi, ragazzi. Ricordatevi che lo faccio sempre per voi. Esclusivamente per voi, ragazzi. Olè, grande. Allora, eccolo qui. Credici, zio, che mi uccidi. Credici 3 volte. Ovviamente ne uscirà un altro buco di culo da qui. Ma vaffanculo, porca troia! Ah, che merdosi. 23-4. Ma grande! Ma quanto sono belle! Comunque queste mappine sono molto piccole, sono fighe. Però. Dai! Ma guarda te nella finestrina! Porca puttana! Fumarsi la sigaretta! Ok, muoiono molti. Ok, c'è uno stronzo qui, grande cagnolino. Il mio carro. Ma grande! Grande! Ok, il cane del mio compagno ha ucciso. Hind mio! Vai! Per voi, ragazzi! Dai, chiamami il cane! Non c'è! E chiamami allora. Dai! Oh! Dai! Chiamami questo, va! 34-4, ragazzi! Il curre vince! E vi fa un 34-4! Porca puttana! Non avrei mai detto di fare una partita così. Però avete visto anche voi che i compagni. Anzi, che la squadrona avversaria è veramente scarso. Comunque sia, dai, facciamoci un'altra partita perché ho proprio voglia adesso che sto vincendo, giustamente. E mi sembra doveroso sfruttare questo momento buono, un momento positivo. Che quando ho giocato, vi dico soltanto che ho scaricato il pacchetto nuovo di Call of Duty Devastation, ovviamente. E Call of Duty DLC Devastation. E ho giocato di merda. Pensate che sono andato pure in negativo la prima partita. Quindi potete capire il livello, anzi, quanto era arrugginito. Comunque sia, facciamoci il Rhymes, speriamo di partire subito. Eccoci ragazzi, siamo su Rhymes, Ruins, come cazzo si chiama. Alleluia, prendiamo sempre l'Elemental classico con il Predatore. Visto che mi sono trovato abbastanza bene nella partita scorsa. Allora, ok, sempre gli stessi. Spero non abbia cambiato molto. C'è DRG che è fortino, un buon compagno. Allora, ragazzi, dai, spacchiamogli il culo. Allora, anche questa mappina è molto bellina. È sempre piccolina, come piacciono a noi. Come piacciono ai veri fan della saga di Call of Duty. Noi siamo da. Ecco, ne uno. Ovviamente stanno già camperando. Campericchiando. Sta arrivando uno. Ok, devastati, grande. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Qui non c'è nessuno. Allora sono dall'altra parte perché ovviamente dove mi compagni la mappina. Ole, vai zio Kur. Vai grande Kur. Il Kur si mette d'impegno per. Che culo con l'ultimo colpo, ragazzi. Con l'ultimo colpo. Ringraziamo il Signore per avermi dato questa manciata di culo. Allora, ovviamente mi sto ingobbando io nel frattempo. Come siete morti? Ah, ecco. Ecco il cazzo, stronzo. Dai! Ok, c'ho compagni, c'ho avversari dietro, li sento. Ok, quel cecchino è morto. Chiamiamo il cane.
Vaffanculo, grande. Allora, non c'è nessuno. Ok, ancora giù. Porca troia. Siete ancora qui? Ce n'è qualcuno qui? Col cazzo, non mi ammazzi. Ma guardati nella roccia. Porca puttana, sei una statua. E il mio cane comunque lo uccide. Vaffanculo. E poi muore, ovviamente. Cristo, non fa più di 2 kill. Mamma mia, pensavo fossi un compagno. Invece eri un avversario bastardo. Allora, ovviamente sono sulla torre. Ovviamente sono qui. Eccolo qui, lo stronzo. E vaffanculo. Double kill. Hai rotto il cazzo di stare qui su tu? Ah, sei il mio compagno, ok. Mettiamoti il satcom, va, così ti do la mano. Corcazzo! No, no, no! No! Porca troia! Non ci credo! Muori, porca troia, vaffanculo. Ovviamente, no. Mica, hai rotto il cazzo tu, Capitano Price. Affanculo. E poi, giustamente, non ci sono più avversari. Quindi mettiamoci qui. Non c'è nessuno. Comunque questi spawn sono fatti a merda. Però almeno in questa mappina piccola ci divertiamo di più. Allora, dai. Dove cazzo siete? Ogni volta mi spawnate dalla parte opposta e non riesco a ammazzarvi. Ok, c'era uno qui. Guardalo! Stronzo! Il mio cane mi protegge il culo! Vaffanculo, pezzo di merda! Ma guarda dove cazzo ti infili! E poi si mette a fare stragi il mio cane. Grande! 21-3! Brutti stronzi, fate schifo, fate quando giocate così. Headshot, bitch. Headshot, bicicis. Bicicis. Oh, che cazzo? Cane ha battuto? Ma se c'è il mio cane... Ah, ok. Non è il mio cane. Pensavo fosse il mio cane. Sapete, quando ce l'avete a fianco un cane, normalmente dovrebbe essere il vostro, invece... Normalmente avete un... Invece, in questo gioco, avete il cane di un compagno. Va bene così, ragazzi. Va bene. Ok? Ecco lo stronzo che coltelli. Mi hai rotto il cazzo di accoltellare, eh? Pezzo di merda. Capitano Price! Eccolo qui, lo stronzo. Capitano Price e muore, grande. Ora con l'avversario. Sì, ora col nostro. Cazzo spari. Woohoo! Ma vaffanculo, 30 anni per rimettere la carica. Cazzo. Ovviamente mi hanno taggato, grande. Allora. Dai. Nessuno. Ma muori, grande. Affanculo. Ma guarda! Oh Cristo! No! Un IMS c'era! Quanto mi manca questo elicotterista, porca puttana, quanto è figo. Ah, ce n'è uno qui sopra. Noi saliamo qui su e ovviamente abbiamo vinto, ragazzi. Non avrò avuto la sub performance di prima, però 28-5 va piuttosto bene. Hai rotto il cazzo tu, francesino, basta. Vediamo crude macaron 31. Bubu. Comunque 2 su 2 ragazzi. E il Curre torna vincente su Call of Duty Ghost. Per voi ovviamente. Con dei grandi risultati. Sono veramente contento di questo. Ok. Diciamo che comunque sia la squadra avversaria faceva veramente cagare. E come al solito ragazzi, vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Se ovviamente volete altri video su Call of Duty Ghost, su queste modalità, comunque sia Deathmatch eccetera, e vi piacciono le mie sclerate come al solito, ditemelo magari in un commento, mettete un bel mi piace così lo capisco e continuo a farle. Quindi da Curre90 è tutto, ci vediamo alla prossima, bella raga.